Buongiorno a tutti, ho convocato questa conferenza stampa per annunciare che la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente, ha con decreto del direttore generale, decreto numero 5749 del 10 giugno 2015, approvato, il Dipartimento Ambiente ha approvato la convenzione e il disciplinare degli obblighi concernente la realizzazione del nuovo impianto di depurazione per il centro abitato del nostro comune. La vicenda diciamo, risale un po' negli anni, quando nel 2004 è stata, a seguito di gara pubblica, l'ufficio delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria aveva appunto stipulato il contratto per la realizzazione del depuratore con la società Vulnera Sereco. Come insomma tutti sappiamo, i lavori erano iniziati, ma a seguito di un contenzioso erano stati sospesi. Contenzioso che innanzi al TAR aveva visto la ditta ricorrente, ditta diciamo espropriata, aveva visto vittoriosa, ma che poi il Consiglio di Stato ribaltò, diciamo, la decisione di primo grado, e quindi dando ragione alle scelte fatte all'epoca dall'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale. Però in Italia purtroppo, quando si instaura un contenzioso, passano gli anni, sta di fatto che i lavori poi non sono stati ripresi. Noi come amministrazione, nel momento in cui ci siamo insediati ormai un anno fa, abbiamo proprio il primo, diciamo, incontro che abbiamo avuto con la Regione Calabria è stato quello col Dipartimento Ambiente, ponendo appunto il problema del depuratore. Al primo incontro ci è stato detto che c'era un stanziamento, erano previsti 4.200.000 euro, e che si riteneva però di procedere con un project financing coinvolgendo tutta l'area che va da Bova Marina a Melito, compresi i comuni interni. Sta di fatto però, come spesso accade da noi, che poi quando sono coinvolte varie amministrazioni, le quali poi hanno ognuna le proprie, diciamo, problematiche, le cose vanno molto a rilento, tant'è che poi sta cosa, che era comunque anche un'idea, diciamo, valida, quindi di costruire un ambito, non è andata in porto, allorché come comune, io in persona ho fatto una lettera, diciamo, sotto forma anche di diffida a febbraio al Dipartimento Ambiente, dicendo: poiché sto, diciamo, questa idea, questo progetto, no, di coinvolgere gli altri comuni, non sta andando avanti, visto che ci sono i fondi per il depuratore di Bova Marina, chiedo che venga appunto fatta la convenzione tra Regione e il Comune di Bova. Quindi questo per fare un po' la storia. Tornando all'inizio, quindi è stato approvato il decreto, che ci è stato notificato l'11 giugno. Il 12, con delibera di giunta, abbiamo approvato appunto lo schema di convenzione. E mercoledì scorso e martedì scorso, 2 giorni fa, sono stato al Dipartimento Ambiente e abbiamo firmato la convenzione. Quindi abbiamo messo, diciamo, un punto fermo, cioè che siamo riusciti ad ottenere ufficialmente, non solo a parole, i fondi, che per l'esattezza sono 4.212.000 12.000 euro. E questo, diciamo, è un primo punto. Adesso dobbiamo iniziare anche a correre, perché
Vista anche l'entità dell'importo, si dovrà andare a fare una gara, diciamo, europea, quindi i tempi non saranno brevi. La prima cosa da fare è quella di individuare il sito dove ubicare l'impianto. E a tal proposito, ecco, voglio che sia chiaro una cosa: noi ovviamente è un progetto importante perché si dice sempre che Bova Marina deve vivere di turismo, turismo senza un depuratore non si può fare. Quindi dicevo, siccome una volta fatto poi un nuovo depuratore si farà tra 30 anni almeno, se non di più, dicevo, noi avvieremo una campagna di ascolto, ma soprattutto di confronto con le forze politiche, quelle presenti in consiglio e anche quelle non presenti, con i cittadini, le associazioni. Però ecco, una cosa è chiara, che noi il depuratore lo faremo, ascolteremo tutti, ci confronteremo con tutti e poi decideremo, e la decisione, diciamo, finale terrà conto di una cosa soltanto, l'interesse generale, quindi sceglieremo un sito piuttosto che un altro nell'interesse generale, non guardando se ubicandolo in un posto piuttosto che in un altro andremo a soddisfare le esigenze dell'amico o del compare. Questa logica non ci appartiene, però ecco, non ci faremo neanche imbrigliare con i veti o con diciamo, proposte diciamo, ecco, poco credibili, e quindi questa è una cosa che ci tenevo a precisarla. Quindi questa è la prima cosa, l'ubicazione. Successivamente, è chiaro, dovremo fare la progettazione e poi la gara. E dicevo che è diciamo è una cosa importante non solo per l'amministrazione che comunque in un anno è riuscita ad avere il finanziamento perché è da anni che se ne parla, ma se ne parlava e basta. Quindi un risultato importante, ma un risultato importante veramente per tutto il paese, soprattutto per gli imprenditori, per chi ovviamente vive di turismo, anche soprattutto se questa diciamo, cosa del depuratore la leghiamo all'altro fatto importante di questi giorni, che è quello che lunedì scorso abbiamo stipulato il contratto per il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che prevede la raccolta differenziata porta e porta, e quindi noi riteniamo che queste due cose, insieme a tante altre, possono davvero dare uno slancio decisivo per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, ma questa non per diciamo auto, ecco, incensarsi, ma diciamo questa amministrazione in un solo anno, tra il finanziamento del depuratore, quello della strada Bova Marina Bova, sulla quale già stiamo lavorando con la progettazione, il finanziamento della strada Varelli, il finanziamento della strada dei torrenti che è in gara e altri, abbiamo diciamo fatto un conto così approssimativo. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per oltre 7 milioni. E l'altra cosa ecco, importante, e poi concludo, che volevo dire è che non abbiamo solo portato i finanziamenti, ma i lavori si stanno realizzando. La strada Varele si sta realizzando, i lavori concernenti la sistemazione dei torrenti e il bando di gara è stato pubblicato dalla SUOP, scade l'8 luglio. A breve partiranno i lavori della biblioteca, anche se è un finanziamento che per metà ci siamo ritrovati, per metà l'abbiamo portato avanti noi perché la progettazione l'ha fatta questa
amministrazione, così come l'arredo urbano che ormai stiamo aspettando soltanto l'allaccio Enel per inaugurare la vasca, i 40.000 euro della piscina. Quindi non si tratta solo, ecco, di ottenere i finanziamenti, ma li stiamo anche realizzando, stiamo realizzando i lavori.